Fichi, bravi Fichi! Riempite bene di odore il soffietto. Sì, mamma. Squisito! Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. L'occasione è quella per stare insieme, bambini, genitori, nonni, non importa se c'è poco vento e gli aquiloni non volano alti, ciò che conta è divertirsi a provare. Con questo spirito la Proloco La Fenice anche quest'anno, in una caldissima domenica di aprile, ha organizzato a Mirabella e Clano la Festa degli Aquiloni, dedicandola a Benigno Blasi, che ne fu l'ideatore. Messi a disposizione gratuitamente 150 aquiloni per bambini e ragazzi dai 4 ai 100 anni. Signora, si ritorna un po' bambini con gli aquiloni. Sì. Si sta divertendo. È proprio difficile far volare questo aquilone, ah, Sì. Però tu insisti. Allora no. Signora, ma con la scusa della bimba si diverte anche lei. Ovvio, è normale. Quella poi è un'ottima scusa, quella di scaricare tutto sui bambini, però poi alla fine è divertentissimo, quindi gli adulti forse si divertono anche di più. Anche i volontari della Misericordia si divertono con gli aquiloni. Certo che ci divertiamo con gli aquiloni e con i bambini, è sempre una grande festa, per qualsiasi cosa che si fa per il nostro paese, ben venga. Questa è la 16ª edizione che propone la Proloco, ha messo a disposizione circa 150 aquiloni, anche se oggi non c'è molto vento, però i bambini si divertono lo stesso. Questa è una manifestazione fatta proprio per far socializzare i bambini, le famiglie, diciamo tutta la comunità.